Signore e signori, buongiorno. Iniziamo questo corso di finanza aziendale, anno accademico 2018-2019, e la lezione di oggi è relativa a quello che è la presentazione, l'introduzione alla finanza aziendale e ai mercati finanziari. Queste sono le regole d'ingaggio di questo corso. Avete un numero di telefono a cui di solito nessuno chiama, ma ovviamente io lo metto così faccio bella figura. Ovviamente risponderà la mia segretaria. Voi specificate di essere uno studente in cerca di consolazione e forse vi passerà la telefonata, forse ovviamente non perché non la voglia ricevere, ma se sono in ufficio o se sono libero. Il mezzo più rapido per contattarvi, contattarmi ovviamente è quello di Skype. Vi ho dato il mio contatto Skype. Ovviamente sarebbe opportuno premettere che siete degli studenti del corso di finanza aziendale, perché voi sapete che il phishing è diffuso, quindi se mi chiama Topolino e mi dice ciao bello, magari siete voi, e se io non vi parlo dopo non protestate, perché ovviamente io a Topolino francamente non ho tempo di parlare. Il mezzo ovviamente raccomandato è quello delle mail istituzionale, a cui mi potete sottoporre i vostri problemi o chiedere un incontro o quant'altro. Ovviamente la cosa che più vi interessa è l'esame. Allora, l'esame è compito scritto, ci sono 22 domande chiuse, dove vale la regola della sfida, l'ok corral, per cui tutte le domande possono essere sbagliate, solo una è corretta, due corrette, tre corrette. Se sono tutte sbagliate, tutte corrette, non necessariamente c'è la domanda, tutte le domande sono sbagliate, tutte le domande sono corrette. Originariamente abbiamo messo tre esercizi diversi, poi le cose sono cambiate, io ho continuato a dire che ci saranno tre esercizi da 4 punti ciascuno. In realtà l'anno scorso c'era un unico esercizio ed era da 6 punti. Poi vediamo, diciamo, cammin facendo, a seconda della vostra preparazione, della vostra voglia di lavorare, se mettere uno o due esercizi. Comunque diciamo che il cuore del compito sono delle domande scritte, sono 22, 24, 25, e sono quelle che di solito tutti gli studenti provano a rispondere. L'esercizio ovviamente costituisce una parte importante del compito, ma è la parte, diciamo, per quelli che ambiscono a fare bene o meglio. Le domande di esercizio ovviamente ricalcheranno quelli eseguiti a lezione. Noi abbiamo cambiato anche i testi della didattica. Una volta c'era un compendio di domande di vecchi esami che è stato abolito perché ho verificato che era troppo complesso per degli studenti di informatica del management, e invece era adatto a studenti di economia. Quindi diciamo che il canovaccio degli esercizi sono quelli che noi eseguiremo a lezione durante i compitini. Ovviamente avremo queste esercitazioni periodiche, originariamente erano 17, quest'anno conto di farne 10. Poi ovviamente andiamo a vedere a seconda dei risultati che voi raggiungete, perché se i vostri risultati sono scadenti ovviamente possiamo valutare di farne anche uno o due in più. Io ho continuato a mettere 17 perché a togliersi va sempre in tempo, aumentare di solito gli studenti protestano. Ci sono due libri indicati come libri di testo. L'anno scorso è stato il primo anno in cui c'è stata questa nuova edizione, cioè c'è stato questo nuovo format del corso che ha ridotto il programma, tra virgolette, di economia a favore di quello di programmazione. Quindi diciamo ci siamo inventati un corso tutto nuovo, unico che c'è in Italia, in cui la finanza quantitativa, quindi la parte legata agli algoritmi e la programmazione di trading system, ha una parte rilevante. Per questa parte il libro di Thomas Tridsman, Trading System, quelli giusti, pubblicato da Esperta con la mia prefazione, è un libro che vi consiglio di acquistare per questa parte. L'anno scorso diciamo l'abbiamo trattato in maniera così abbastanza superficiale, quest'anno conto proprio di farlo in maniera più approfondita. Ovviamente quando mi potete contattare, io vivo davanti al computer, quindi sempre, magari evitando sabato e domenica,
diciamo ogni giorno feriale, orario di ufficio, via Skype, telefono e mail è sostanzialmente buono. Poi se non ci sono in ufficio, sono impegnato, la segretaria vi dirà che non ci sono o sono impegnato. Qual è il principio ispiratore di questo corso di finanza aziendale? Ovviamente negli anni scorsi avevamo avuto un'impronta scientificamente corretta, didatticamente bellissima, però diciamo a mio avviso, avviso diciamo, degli altri docenti e soprattutto a giudizio degli studenti, era un corso eccessivamente chinato verso la soluzione di problemi che magari nella vostra professione di programmatori non si verificheranno. Quindi diciamo che è stato riformulato questo corso in base a questa frase molto bella di Saint-Exupéry che dice: se vuoi costruire una nave non chiamare a raccolta gli uomini per procurare la legna e distribuire i compiti, ma insegna loro la nostalgia del mare ampio ed infinito. Quindi sostanzialmente non è un corso nozionistico. Vedrete che ci sono molti esercizi, sono esercizi che sono volti banalmente alla valutazione di un'azienda, di una piccola azienda, di una microimpresa e quindi rispondono alla domanda, quando avrò 25 anni e mi proporranno di acquistare la quota nella famosa ditta che non si chiama ditta ma si chiama azienda informatica, come faccio a valutarla, no? Oppure magari se sarete fortunati come quei nostri studenti che hanno creato questa impresa di successo con questa app, magari un giorno vi auguro di sedervi davanti a un banchiere di Wall Street e decidere a che prezzo quotare la vostra azienda. Quindi sostanzialmente sia nell'un caso come nell'altro voi dovrete dare un valore alla vostra azienda, dovrete dare un valore a quello per cui avete lavorato. Ovviamente noi quando parleremo di aziende parleremo anche degli altri asset che vengono valutati in maniera più semplice con un'azienda, perché un'azienda è molto complesso valutarla, ma quando voi andate a valutare un immobile o andate a valutare un'obbligazione i conti sono molto più semplici. A Wall Street c'è una battuta che dice che se non sapete valutare un'azienda potete sempre darvi ai bond, alle obbligazioni. Perché? Perché l'obbligazione ha lo stesso schema, la stessa formuletta di matematica finanziaria che serve per valutare un'azienda, ma siccome tutti gli input sono su per giù fissi, diciamo è molto più facile che valutare un'azienda. L'immobile è la cosa che volenti o non volenti avete toccato per mano, nel senso che chi di voi è fuori sede avrà dovuto affittare un immobile, che sia stanza o che sia un appartamento, e quindi sarà trovato nella situazione di dare una valutazione di convenienza. E un giorno, ovviamente, si suppone che voi dovrete acquistare un appartamento prima o poi nella vita, e quindi il fatto di avere delle nozioni non solo di tipo comparativo, che è la formula più facile di valutazione, no? Saremmo tutti agenti immobiliari, se fosse così facile valutare un immobile moltiplicando la superficie per il prezzo a metro quadro. In realtà non è così, c'è anche un metodo di valutazione degli immobili che si chiama metodo finanziario, che è esattamente uguale a quello delle aziende e parte dall'affitto che si riesce a percepire da questo immobile. Quindi sostanzialmente è un corso nella prima parte sicuramente molto concreto, nella seconda parte sarà altrettanto concreto perché ovviamente andremo proprio a scaricare questo software che si chiama MultiCharts e andremo a costruire quelli che sono degli algoritmi di trading. Nel corso precedente purtroppo abbiamo avuto dei problemi di registrazione. Quindi non tutte le lezioni sono venute. Quest'anno contiamo di dare per scontate quelle che già abbiamo registrato la volta scorsa e di aggiungere più lezioni. E questa è la ragione per cui vi ho detto che da quest'anno mi sa che è consigliabile acquistare anche il libro di Thomas Kreitzmann. Fatta questa premessa di tipo metodologico, dobbiamo chiarire che cos'è la finanza aziendale.
Innanzitutto io trovo, ma ovviamente è una valutazione che voi capirete, Cicero pro domo sua, che la finanza aziendale sia divertente. Perché? Perché la finanza aziendale conduce all'azione. Non c'è nessuna pagina del libro che voi comprerete, il Brilley, che non sia destinata a decidere, cioè prendere decisioni che siano finanziariamente igieniche. Finanziariamente igieniche significa che non contravvengano quelli che sono i principi base della finanza. L'imparare a ragionare in un'ottica finanziaria è una cosa che anche da semplice investitore, da semplice diciamo padre di famiglia, nel corso degli anni, visto che voi ne avete abbastanza davanti, è assolutamente profittevole. Capire la distinzione, ad esempio, della capitalizzazione composta, di come funziona la capitalizzazione composta, di come si faccia a raddoppiare un capitale, è una cosa che vi permette di fare molte scelte, per esempio anche a livello previdenziale, corrette, no? La finanza aziendale ha un grandissimo vantaggio, che è sempre customizzabile, cioè nel senso che nessuno è professore per concorso, parlano i risultati. Quindi sostanzialmente a volte mi sono trovato in situazioni, parlando con clienti, con imprenditori, valutando situazioni aziendali, in cui teoricamente venivano violate delle norme di finanza. Però era impossibile dimostrare che chi le praticava avesse torto. Questa è una cosa molto, molto, molto interessante, nel senso che io penso che laddove vengono violate le regole della finanza, nel medio-lungo periodo ci sia sempre una quantità di rischio che si può definire esiziale, cioè nel senso che chi viola le regole della base della finanza nel medio periodo si sta riservando un posto al camposanto, al cimitero. Però diciamo nel breve periodo può succedere a volte che si faccia veramente fatica a giustificare dei comportamenti e dei risultati che violano questi principi. Quindi il consiglio è rispettate sempre le regole base della finanza, sempre, in qualsiasi decisione. Anche nella decisione, per esempio, di fare la magistrale piuttosto che fare la triennale, di studiare all'estero piuttosto che di studiare in Italia. La finanza aziendale non ha nulla a che fare con la contabilità. La finanza aziendale viene dopo la contabilità, anzi, noi che facciamo finanza aziendale trattiamo con un certo distacco i ragionieri. Voi sapete che in latino ratiocino ratiocinaris, ratiocinato sum ratiocinari, non significa ragionare come pensano i ragionieri, significa contare. Cioè il ragioniere conta, il ragioniere non deve ragionare, non è il suo mestiere di ragionare, ovviamente è una provocazione. Però diciamo, il ragioniere, chi si occupa di contabilità, si trova nella difficile situazione a volte di dover rappresentare una realtà che non è rappresentabile. Nel senso che chi di voi ha fatto ragioneria sa benissimo che dall'ammortamento al calcolo dell'utile non c'è niente di più fittizio di un bilancio aziendale. Questo non significa che uno non debba fare contabilità perché la contabilità è inaffidabile, significa che deve dare il giusto peso alla contabilità come metodo di rappresentazione imperfetta della realtà e in ogni caso che ha bisogno di essere rielaborato da noi che facciamo finanza aziendale per renderlo meno rischioso nel suo consumo. Ovviamente, come dice Antoine de Saint-Exupéry, è meglio capire il cuore della finanza, quindi la relazione rischio-rendimento, piuttosto che capire le formule della finanza, nel senso che in un futuro, e vi auguro che sia il vostro caso, se dovrete un giorno valutare un asset, ovviamente il libro del Brilley è sempre là che vi aspetta, lo aprirete e lo consulterete. Però e la relazione rischio-rendimento è una cosa che deve essere intuitiva ed è appunto la nostalgia del mare ampio ed infinito, nel senso che ogni cosa che ha un rendimento è anche un rischio. Calcolare il rischio significa apprezzare il rendimento. Un rendimento senza rischio non è un rendimento, è una cosa che non ha senso. Quindi imparare a chiedersi dov'è il rischio di ciascun rendimento è un esercizio che anche in finanza aziendale, anche nel mondo dell'impresa, è molto
raccomandabile. Allora, ovviamente, perché qui siamo qui a studiare finanza aziendale, perché esiste un corso di finanza aziendale all'interno di un corso di laurea in informatica per il management? Allora, ovviamente, chi fa finanza di solito viene considerato come una persona intelligente, no? Perché ci sono dei numeri, perché ad esempio ci sono le parole inglesi, no? Quindi non so se avete sentito, c'è una bellissima pubblicità su Sole 24 Ore in cui vengono affastellate 20-30 parole o acronimi spesso in inglese di finanza, dal PIL al spread al ranking al default, no? Chi fa finanza generalmente si trova a confrontarsi con la con quella che è tipicamente la pretesa di chi entra in questo mondo, cioè di guadagnare tutto subito senza fare fatica. Ovviamente diciamo che l'immagine più assolutamente confacente questo modo di vedere le cose sono quelle pubblicità in cui vedete che c'è uno con un cocktail con la cannuccia sotto una palma, circondato da belle ragazze in bikini, e quella è l'immagine di chi ha avuto successo in finanza. Allora, in realtà dobbiamo chiederci perché facciamo finanza. Allora, questa potrebbe essere una ragione per cui gli uomini fanno finanza, nel senso che ovviamente per conseguire un profitto, no? Per raggiungere un utile. Io sono assolutamente per le pari opportunità, quindi mostrando uno slide di questo genere non vorrei passare per sessista, e quindi ne ho uno anche per le signore qui presenti in sala, perché non vorrei disturbare la sensibilità delle nostre gentili ascoltatrici. Quindi sostanzialmente la finanza ha una pessima reputazione. Penso che questo film The Wolf of Wall Street, che molti di voi hanno visto, sia la rappresentazione assolutamente realistica di quello che avviene a Wall Street, ovviamente in un'interpretazione che io ovviamente non posso approvare, ma che vede sostanzialmente nello spennare l'investitore la ragione fondante della finanza. Vedremo nei prossimi slide ovviamente che questo non è assolutamente vero, nel senso che la finanza ha delle funzioni molto più nobili di come viene spesso rappresentata, e purtroppo in taluni casi assolutamente si è verificato che rispondesse a questa cattiva immagine. Che cosa fa lo speculatore di borsa? Che cosa fa diciamo chi opera sui mercati finanziari? Allora, c'è una bellissima predica della domenica di Luigi Einaudi, che è stato Presidente della Repubblica Italiana, Ministro delle Finanze, insigne economista della scuola liberale, e ogni domenica scriveva nel dopoguerra sul Corriere della Sera quelle che erano chiamate le prediche della domenica, ed erano piccoli quadretti di economia che sono assolutamente deliziosi, perché in poche righe riescono a spiegare il succo di concetti che magari una persona normale come me bisognerebbe di chilometri di carta per spiegare. In questa predica della domenica sulla speculazione di borsa, ovviamente lascio a voi la lettura, Luigi Einaudi spiega che cosa significa speculare, cosa significa il mestiere di chi opera in borsa, di chi opera sui mercati finanziari. Sostanzialmente le cose che lui spiega in queste due pagine, che io ho voluto riportare interamente, sono quelle che vedrete in maniera ovviamente più accademicamente didatticamente rigorosa nei prossimi slide. Sostanzialmente i mercati finanziari assolvono una funzione che è quella della price discovery, cosiddetta price discovery, che è un parolone inglese, ma vuole sostanzialmente dire che i mercati finanziari servono a produrre dei prezzi efficienti e trasparenti. Voi pensate, se pensate a un mercato non regolamentato come quello immobiliare, se non esistessero queste banche dati o se non esistessero i siti da cui attingere appunto quelli che sono i valori medi delle transazioni, il mercato si fermerebbe. Infatti l'importanza della trasparenza dei prezzi delle transazioni immobiliari è stata riconosciuta anche dal nostro ordinamento, e l'Agenzia delle Entrate ha questo osservatorio del mercato immobiliare che registra tutte le transazioni così come vengono comunicate all'Agenzia
delle entrate del mercato immobiliare. Perché? Perché ovviamente il fatto che esista una fonte pubblica che vi dica un prezzo garantisce, tutela il cittadino e l'investitore, anche quello più sprovveduto, relativamente alla convenienza o meno di acquistare un immobile. Cioè, diciamo che più i prezzi sono pubblici, più i prezzi sono trasparenti, più i prezzi sono efficienti, laddove efficiente è una parola che significa il prezzo che rispecchia la realtà effettiva delle transazioni, più ci sono degli investitori contenti. Cioè, è difficile che uno acquisti in maniera incauta un immobile ad un prezzo fuori mercato. Ci siamo? Quindi il mercato finanziario, che non è il mercato degli immobili, ed è tipicamente un mercato regolamentato in cui vengono scambiate azioni ed obbligazioni, fa sì che se voi domani decidiate di acquistare e di voler investire nell'informatica o nel petrolio, ovviamente come fa il piccolo investitore a investire nel petrolio? Non può ovviamente comprarsi un pozzo petrolifero, lui ha a disposizione 20.000 euro, però intravede delle opportunità di investimento nel settore biochimico, nel settore informatico, nel settore, trovate voi un settore che possa essere appetibile, e quindi attraverso la borsa può comprarsi 3.000 euro di una società biotecnica, 5.000 euro di dell'ENI, perché pensa che il petrolio andrà a rialzo. Quindi, diciamo, i mercati finanziari assolvono a delle nobili funzioni che non sono sicuramente quelle che sono state tratteggiate in The Wolf of Wall Street di Leonardo DiCaprio. Allora, andiamo a vedere quali sono le funzioni del mercato finanziario e qual è il quadro sinottico del corso. Allora, esiste un assioma che spiega la vera natura della finanza aziendale. Allora, qual è l'obiettivo della finanza aziendale? L'obiettivo della finanza aziendale, voi lo vedete, è massimizzare il valore dell'azienda. Massimizzare il valore del business dell'azienda. Allora, la cosa che mi è capitato di vedere è che la massimizzazione del valore dell'azienda è un concetto che è tanto banale quanto trascurato, soprattutto dalle microimprese. Io vi ho fatto già l'esempio, e lo ripeto oggi, del piccolo artigiano, del piccolo imprenditore, che ed è tipico in Italia, fa fatica a tirare sul telefono. Cioè, voi avete bisogno dell'idraulico, chiamate il vostro idraulico, se siete fortunati vi risponde la sera. Perché? Perché tipicamente il piccolo artigiano, quello che lavora bene, è un artigiano che si trova a confrontare una clientela che ha esprime una domanda che lui non riesce a soddisfare. Quindi in un qualche modo questa domanda non risponde, o seleziona magari le persone, diciamo, che lo chiamano più di frequente, quindi sono returning customers, quindi hanno una lifetime value superiore agli altri. Chiaro che se voi ogni settimana chiamate l'idraulico perché siete, non so, un distillificio piuttosto che una cantina, piuttosto che un consorzio caseario, è evidente che voi siete un cliente importante perché gli date alla fine dell'anno un mare di quattrini. Ma se siete la signora Pina che gli gocciola il tubo in cucina e lo chiama una volta all'anno e poi magari poveretta in pensione non ha neanche tutti i soldi da dargli, si lamenta perché il conto è caro, giustamente, poveretta, povera signora Pina, voi capite che la tendenza dell'idraulico sarà quella di andare subito quando lo chiama la distilleria e quando invece lo chiama la signora Pina di scantonare. Allora, in molti di questi casi in cui c'è una domanda, nella microimpresa, ed è tipico nell'informatica, no? Voi vedete l'informatico che magari la piccola azienda informatica, dei 3 studenti di informatica che partono, che fanno qualsiasi cosa, poi se gli va bene il business cresce, dopo le piccole cose non le vogliono più fare. Cioè, dalla serie mi si è piantato il computer e loro ti rispondono arrangiati perché ci occupiamo di SEO per Tomasini che ci paga più soldi stando seduti a casa piuttosto che venire da te ad attaccarti dei cavi. Quindi questo metodo di selezione in maniera anche brutale dalla microimpresa in realtà è un problema di finanza aziendale. C'è la paura da parte dell'artigiano di mettersi davanti al foglio Excel e fare il calcolo di fare che cosa? Di assumere un dipendente, di assumere 2 dipendenti, di comprare un automezzo di più, no? Con un automezzo in più e con 2 dipendenti in più, lui, cioè
di fare quello che vi insegna la finanza aziendale. Però, nonostante l'idraulico o diciamo l'impresa idraulica siano soddisfatti del loro lavoro, non possono sedersi quando tornano a casa con l'idea di avere massimizzato il valore del loro business. Cioè il fatto che loro guadagnino dei soldi che gli permette di girare col gippone e portare la famiglia un mese a Milano Marittima d'estate non ha niente a che vedere con la massimizzazione del business. Cioè se voi andate da un artigiano e chiedete a bruciapelo: ma tu l'hai massimizzato il tuo business? Cioè quello va nel panico. Perché? Perché massimizzare il suo business significherebbe fare un business plan, cioè fare una stima del valore dell'azienda esattamente come vi insegno io a farla con i flussi di cassa, dove ovviamente i flussi di cassa non sono più quelli correnti ma sono quelli stimati. Cioè quando noi andiamo tra poco a giocare con i flussi di cassa è il famosissimo business plan, quello che voi correrete a fare in cerca di un venture capitalist appena laureati. Non stiamo parlando, non stiamo qua a pettinare le bambole, è quello. Il venture capitalist vuole sapere: io ti do 100.000 euro, come li investi e qual è la progressione dei flussi di cassa futuri tale per cui io rientri da questo mio investimento. Quindi il modellino, che è stata la gioia da un lato e una pista di dolore per gli studenti, il modellino, il foglio Excel che serve per calcolare il valore attuale di un'azienda, quindi il suo valore, è lo strumento che voi dovrete utilizzare per chiedere i soldi alla banca o al venture capitalist, niente di più e niente di meno. Quindi il fatto di guadagnare non significa che voi state massimizzando il vostro business. Il fatto di essere soddisfatti del proprio lavoro non significa che voi state cavando tutti gli euro fuori dalla vostra azienda. Io ho visto casi di piccole aziende del mio settore che hanno triplicato, quadruplicato, quintuplicato il fatturato in 2 o 3 anni semplicemente seguendo regole banali di finanza aziendale. Cioè faccio un business plan, faccio un calcolo di qual è il differenziale di crescita se io investo. Ok? Voi, non so, provate a pensare quante microimprese, la microimpresa ha una definizione specifica, adesso da memoria dovrebbe essere meno di 5 dipendenti e 2 milioni di euro di fatturato, sotto i 2 milioni di euro di fatturato, una cosa di questo genere, comunque qualche milione di euro di fatturato. Voi pensate alle microimprese in Italia che sono ad esempio presenti su Facebook, alle microimprese che sono presenti su Google Ads, che fanno remarketing. Adesso magari nessuno di voi sa cos'è remarketing, ma remarketing significa che una volta che ho visitato il tuo sito, automaticamente quando vado su Google mi salta fuori la pubblicità del tuo sito. Cioè, dopo se tu sei entrato in contatto con me io non ti mollo più. Ok? È una decisione di investimento. Cioè, spendere 1.000 euro al mese in Facebook e in Google Ads è una decisione di investimento che io devo stimare come? Col flusso di cassa scontato. Cioè io investo 1.000 euro e tutti i mesi il mio fatturato è cresciuto di 5.000. Ok? Quindi guadagnare non significa massimizzare il business, il valore del business. All'interno di questo quadro di massimizzazione del valore del business noi abbiamo la decisione di investimento. Quindi definire quello che è un tasso di profitto minimo, quello che si chiama in inglese hurdle rate. Hurdle significa ostacolo. Cioè io devo guadagnare almeno il 10%. Perché almeno? Perché ve lo spiego io. Vi ricordate che avevo detto che i mercati finanziari servono a dare trasparenza dei prezzi, per cui se io, no? Allora, se io ho in borsa una società come Tribù, okay, che fa editoria online, ho tante piccole società che oggi si quotano online, che fanno informatica, che fanno app, e queste società hanno una redditività del 10%, e io posso investirci anche i 3.000 euro che posso investire nel capitale sociale della Felsina Informatica. Voi mi spiegate perché io mi devo penare per portare a casa il 9% nella mia piccola aziendina di Brisighella
quando comprando comodamente delle azioni in borsa guadagno il 10? C'è un senso logico? Allora, quello che vi voglio dire è semplicemente che sapere quello che è il tasso di rendimento medio del mio settore, di un settore, vi dà la decisione se io devo continuare a investire nel mio business oppure è meglio che chiuda la bottega e compri le azioni in borsa e stia a casa e vada alla televisione. Per esempio, io nel mio settore dell'editoria finanziaria online, io so benissimo quello che deve guadagnare un'azienda, non c'è bisogno di vedere i bilanci. Io lo so che deve guadagnare dal 30 al 50%, perché quello è il tasso di rendimento di una piccola aziendina come la mia, sul fatturato, no? Perché poi, non avendo asset, è difficile calcolare, non avendo capitale sociale, essendo il tuo lavoro, il tuo prestigio, deve guadagnare il 50%, quindi fattura 1 milione, 500 mila euro di utile. Poi che tu li spenda in nuovi investimenti, o ti paghi lo stipendio, o paghi lo stipendio dei tuoi collaboratori, questo è altro. Quelli sono. Quindi, conoscere quanto guadagna il tuo settore, conoscere l'hurdle rate, il tasso limite, significa sapere se devi investire oppure no. Ragazzi, non ve l'aveva detto il dottore di fare gli informatici e guadagnare il 2% quando in borsa ci sono delle aziende che guadagnano il 10%? Non ve l'ha detto il dottore? Cioè, vi assicuro che alzarsi alla mattina e andare a fare l'informatico sapendo che a malapena porti a casa lo stipendio, quando in borsa c'è qualcuno che lo fa meglio di te e guadagna il 20, non è una sensazione molto piacevole. Ti inizi a porre molte domande. Ok, quindi la decisione di investimento, conoscere il tasso di rendimento, tra virgolette, ostacolo, significa arrivare a fare delle scelte, a prendere delle decisioni. Poi c'è la decisione finanziaria, the financing decision. Vi ho detto nella presentazione che abbiamo fatto ieri, che non è stata registrata, che non è vero che il debito è cattivo. Quando è cattivo il debito? Il debito è cattivo quando tu la banca la paghi il 3% e la tua azienda guadagna l'1%. Allora il debito è cattivo. Ma se tu l'azienda guadagna il 50% e la banca vuole il 3%, tu devi correre e prendere tutti i soldi che ti dà la banca. Ovviamente sto esagerando. Ogni microimpresa ha un problema finanziario. È il problema base, no? Perché o ti finanzia la famiglia in Italia o ti finanzia la famiglia. Se non ti finanzia la famiglia, ti può finanziare la famiglia. In Italia non esistono i business angel, il venture capital, sono rarità. E laddove ci sono, almeno io ho visto i miei studenti che sono messi in mano a questi business angel, da gente che ha investito, sì, 50.000 euro. Ragazzi, oggi come oggi, 50.000 euro, 100.000 euro per fare una società informatica, se vuoi farla a livello, no? Non è che bastano, quindi voglio dire, erano delle iniziative, sì, dei business angel di provincia, no? Cioè, insomma, l'orologiaio di Brisighella che dice, vabbè, c'ho 100.000 euro in più, no? Vado a investire e fare una per carità, meritevole, perché sono delle opportunità di impresa, quindi voglio dire, dobbiamo dire grazie a questi signori. Però, diciamo, in Italia non esiste un mercato per il venture capital. Poi c'è la decisione, the dividend decision. Io devo decidere come pagare i soci e quanto pagarli. Non c'è niente di male, e noi so che abbiamo una mentalità completamente diversa da quella americana, non c'è niente di male se voi provate a fare un business e a un certo punto chiudete la saracinesca. Non c'è nessuna colpa, no shame, nessuna vergogna. Dovete dirvi bravi. Quando entrate nel mondo lavoro, voi saprete, imparerete che devi provarci 7 volte prima di buttare la spugna. 7 volte. Quindi se voi domani proverete a fare la vostra SRL e non andrà bene, dovete pensare a Tomasini che vi compare in una nuvola e vi dice questa è la prima, adesso ne date 6, ok? Non è che provate una volta finita, no, prima volta si impara, poi
dalla terza alla quarta, si inizia a capire come funziona, no? Com'è il gioco dell'acqua. Quindi la decisione di pagare dividendi, di quanto pagarli, di come pagarli e se vi conviene pagare dividendi e chiudere bottega è una decisione importantissima. Vi ho detto che nelle microimprese italiane, nella classica SRL informatica, il dividendo non esiste, che l'83% dati alle agenzie delle entrate nel periodo della crisi, anche il 90% delle SRL italiane chiudono in pareggio o in perdita, perché in Italia esiste questo abominio della doppia tassazione, no? È un principio di civiltà che se tu guadagni soldi come imprenditore, come azienda, ci paghi le tasse dell'azienda, poi quelli sono tuoi. Se tu guadagni dei soldi come persona fisica, paghi i soldi come persona fisica. Ma non è che se tu sei fesso perché sei imprenditore, ci paghi i soldi prima come impresa, poi ci paghi i soldi come persona fisica. Perché è una doppia imposizione. In Italia esiste questo, per fortuna per il 50%, su per giù, però esiste anche questo. Quindi poi cosa succede? Che l'imprenditore, giustamente, la sua bella SRL se la chiude a zero. Diciamo, questo è il quadro insieme, il quadro sinottico del corso. Ovviamente vedete che ci sono delle ulteriori differenziazioni, ma queste le vedremo nel proseguo del corso. Che cosa sono gli asset reali e asset finanziari? Andiamo a dare qualche nozione di tipo terminologico. Allora, che cos'è un investimento? Di solito l'investimento comporta una riduzione del consumo, ma non ciascuna riduzione del consumo è un investimento, perché se voi mangiate tutte le sere fuori la pizza, non è un investimento il futuro, magari trovate moglie o marito, non lo so, potrebbe essere sotto questo profilo un investimento, però diciamo che dovete ridurre il consumo per un maggior reddito futuro, okay? Quindi la parte più importante è per un maggior reddito futuro. Che differenza c'è? E questo è importante anche quando vedremo lo stato patrimoniale, e molti di voi, diciamo, non avendo fatto scuole tecniche, avranno così un disorientamento. Allora, l'asset reale ha una sua utilità concreta, cioè serve a produrre beni e servizi. Quindi quando si dice un asset reale, tipicamente si riferisce a un immobile o a un macchinario o a un terreno. Chi fa finanza aziendale si riempie sempre la parola con questi asset, è una moda, è un po' così, una sciccheria, no? Asset, traduzione sono beni, beni reali. Poi ci sono gli asset finanziari. Allora, se l'asset reale, tipicamente l'immobile o il macchinario o il terreno, è facilmente comprensibile, l'asset finanziario è sempre comunque un diritto. Imparate a pronunciare questa parola, un diritto. Se voi acquistate un asset finanziario, state comprando un diritto su un qualcosa. Tipicamente il reddito che gli asset reali producono. Quindi che cos'è un asset finanziario? Un asset finanziario è un'azione. Un'azione è un diritto di proprietà su una quota di reddito che produce un asset reale, cioè il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore, che è l'azienda. Quindi un asset finanziario è un diritto sul reddito prodotto tipicamente da un asset reale. Un mio collega dice che più si allontana la distanza tra diritto e bene reale, il classico caso della crisi del 2008 con i subprime, cioè il diritto che è garantito da un diritto, che è garantito da un altro diritto, che è garantito da un diritto, che è garantito dal terzo, che è garantito da un altro terzo, su questo diritto, e poi in fondo c'è il bene reale, cioè più si allontana la distanza tra il diritto e il bene reale, più aumenta la possibilità di rapina.
Quindi quando si va nei prodotti derivati, che si chiama derivato perché relativamente a un sottostante, l'industria dei derivati è capace di produrre diritti, su degli altri diritti che sono garantiti da un terzo, che a sua volta è garantito da un altro terzo, che è garantito da un altro terzo, che produce un diritto, che garantisce il diritto del terzo, che è garantito da un diritto di un terzo, allora poi vi perdete e nessuno sa più chi è come cosa. Quali sono gli asset finanziari? Azioni e obbligazioni. Poi nel corso vedremo anche i derivati. Come si valutano azioni e obbligazioni? Non mi stancherò mai di dirvelo. Si valutano con la stessa formula, che serve anche per valutare gli immobili. Formule da terza media. Quindi asset finanziari, azioni e obbligazioni, ci mettiamo anche derivati perché fa parte del corso. Con la premessa, metteteci l'evidenziatore, ci fate una bella cornicina, non so, con delle paperine sopra e sotto ci mettete dei pallini blu, che quando la distanza tra diritto e asset si allontana aumenta il rischio. Allora, quali sono i ruoli del mercato finanziario? Rendetevi conto che il mercato finanziario è il cuore della finanza aziendale, quindi quando ci chiediamo quali sono i ruoli del mercato finanziario nell'economia, ci stiamo indirettamente chiedendo quali sono gli scopi di studiare finanza aziendale. Esiste un ruolo informativo. Allora, questo è un concetto su cui ritorneremo pesantemente. Sappiate che, e questo è il principio base della finanza, un bene, un qualsiasi asset vale per quanti soldi produce. Non ci sono storie. Un asset vale per quanti soldi, per quanto reddito produce in futuro. Soldi è un'espressione così brutta. Un asset dipende, il valore di un asset dipende dal valore del reddito futuro. Ovviamente non ci sono aspetti di tipo personale, no? È chiaro che se noi andiamo nell'ambito affettivo, il vostro fidanzato vale perché ha degli occhi blu, beh, forse magari anche per il portafoglio, non so. Comunque diciamo tipicamente per gli esseri umani il fidanzato o la fidanzata vale perché siamo in un ambito umano di, no, di sentimenti e quindi è escluso. La stessa cosa che è escluso è per esempio gli oggetti d'arte, perché l'oggetto d'arte, no, io non vi posso dire quanto vale un Gauguin ai vostri occhi piuttosto che ai miei. Siamo nell'ambito soggettivo dei sentimenti, quindi dove ci sono sentimenti ed emozioni questa regolina non si applica, ok? Dove ci sono dei distinguo, comunque diciamo che nell'arte è abbastanza soggettivo. In tutti gli altri asset il valore di una cosa, io ho assistito a dei processi in cui veniva valutato la stima di una persona. Come fa il giudice in Italia, in un tribunale, se voi domani ovviamente facciamo i debiti scongiuri, morite in un incidente, a valutare quanti soldi devono rifondere ai vostri genitori? Siete giovani, avete davanti 40 anni, prende il salario minimo e lo moltiplica per 40 anni e calcola il valore attuale. È brutto da dire, ma fa così. Ovviamente la difesa della controparte che deve pagare questi soldi, cosa obietterà al giudice? Obietterà, ma come? Questo c'ha 23 anni, non andava neanche tanto bene all'università, quindi non sappiamo neanche se sarebbe laureata, magari domani non avrebbe ricevuto un reddito perché avrebbe deciso di fare la mamma, è bruttissimo quello che sto dicendo, ma è così, e quindi non possiamo applicare il salario minimo, diviso la metà, e poi stanno là a tirarsi i capelli se era salario. Cosa succede se ammazzano un chirurgo di 40 anni che guadagnava 20.000 euro al mese?
che la moglie del chirurgo va dal giudice, gli presenta la busta paga, dice la dichiarazione dei redditi, dice mio marito guadagnava 300.000 euro all'anno. E il giudice che cosa fa? Aveva 40 anni, dava in pensione a 67, schiattava a 75, prendeva 35 anni, perché la mortalità media è quella, 300.000 euro per 35 anni, non si scappa. Quindi nell'ordinamento stesso una persona vale quanti soldi produce. Poi c'è il danno biologico, cioè ve la sto facendo semplice, no? Cioè, però non è un concetto che, diciamo, nella realtà di tutti i giorni non ammazzi uno che ha 75 anni e gli dice, ma questo doveva morire l'anno dopo, no? Ti do 10.000 euro di danno biologico. Purtroppo è così, quindi. Allora il mercato finanziario che cosa fa? Attraverso la contrattazione dei singoli va a formare quello che è un prezzo medio. Pensate sempre al mercato immobiliare. Il famoso numerino prezzo metro quadro moltiplicato superficie dell'immobile e dell'appartamento che volete comprare. Da cosa è dato? È dato da una media di prezzi scaricati da immobiliare.it piuttosto che da idealista.it o casa.it, adesso sono i principali portali. È dato dai dati dell'Agenzia delle Entrate, no? Sono le transazioni che avvengono sul mercato, esattamente come in borsa, come il prezzo delle azioni e dell'obbligazione. Da cosa è dato il prezzo di un'azione? È dato da questo sistema di votazione particolare che è la borsa, in cui si vota con i soldi veri, per cui tutti i giorni delle persone vanno in borsa e comprano ad un prezzo. Siccome comprano a quel prezzo, si presuppone che la loro stima di quel prezzo sia adeguata alla realtà. Ok? Quindi la domanda che uno si chiede è: il ruolo informativo della borsa barra del mercato immobiliare è efficiente o no? Cioè, efficiente, se volete fare una nota, efficiente uguale rispecchia la realtà. Quale realtà? Dei redditi futuri. Efficiente significa rispecchiare la realtà, un prezzo efficiente quando tra virgolette è vero. Allora, secondo voi i prezzi di un quartiere in cui ci sono moltissime transazioni sono più o meno efficienti dei prezzi di un quartiere dove non ci sono transazioni? Sono molto più efficienti, perché io ho molte più persone che comprano e vendono case e ovviamente stanno votando proprio come se fosse un'elezione di qual è il prezzo medio delle case in quel settore. Ci siamo? Quindi sostanzialmente è molto importante che ci siano molte transazioni per avere prezzi efficienti. Quindi un mercato finanziario assolve una funzione informativa. Vi dice quanto costa una cosa in un determinato momento. E chi me lo dice? Tutti quelli che comprano e vendono a quel prezzo, perché non sono, si presuppone che non siano fessi. E quel prezzo da che cosa dipende? Dipende dai redditi futuri. Ci siamo? Sia nel caso dell'immobile, sia nel caso dell'obbligazione, sia nel caso dell'azienda, quindi dell'azione. Poi c'è la famosa domanda a cui nessuno sa rispondere. I mercati finanziari allocano in maniera ottimale le risorse? Cioè, questo meccanismo dei prezzi efficienti permette di fare sì che i soldi vadano dove effettivamente c'è del valore? Cosa significa? Pensate a un'azienda che si quota in borsa. Se tutti gli investitori valutano in maniera appropriata il valore di quell'azienda, sanno valutare il valore di un'azienda, significa che quelle aziende che hanno dei progetti veramente validi potranno chiedere tutti i soldi che vogliono al mercato, perché tutti noi vorremmo investire sull'app che domani ci fa diventare milionari. Ok? Quindi se tutti gli investitori fossero razionali, in borsa andrebbero bene, cioè sarebbero comprate moltissimo solo quelle aziende che hanno effettivamente dei progetti di investimento
interessanti. Allora, ci siamo che se questo meccanismo funziona, per cui le aziende buone ricevono i soldi, le aziende cattive non ricevono i soldi, a livello sociale stiamo allocando in maniera ottimale le risorse? Cioè stiamo dando i soldi ai meritevoli. Allocare in maniera ottimale le risorse significa che io sto dando 30 lode a quelli bravi, non a quelli che hanno copiato. Perché se io do 30 lode a quelli che sono bravi e tutti i miei colleghi riescono a dare 30 lode a quelli che sono bravi, si laureeranno con 110 e lode solo quelli che sono bravi, e quindi noi segnaleremo alle aziende il mostro del lavoro: questo è un ragazzo in gamba. Ok? Sto allocando in maniera ottimale i titoli di studio, i giudizi dei titoli di studio. Stessa cosa la borsa. Se questo meccanismo funziona, ok. Mercato immobiliare. Se il meccanismo di allocazione delle risorse nel mercato immobiliare funziona, che cosa significa? Che solo le case buone che vengono vendute a un prezzo buono vengono collocate sul mercato. Cioè i cattivi che vi vendono una bicocca al doppio del suo valore non riescono a venderla, sono costretti ad abbassare i prezzi, sono puniti da un mercato efficiente. Ok? Se uno vende villette in Romania a 5.000 euro viene punito da un mercato efficiente, perché nessuno gliele compra, deve chiudere bottega. Ok? Ovviamente se io fossi un vetero comunista vi direi che questo meccanismo non funziona, che ci sono altri sistemi per allocare le risorse. Si può istituire un ufficio centralizzato a Roma con 10 burocrati i quali sanno loro dove allocare, cioè quali persone devono essere premiate, quali case devono essere vendute, quanto costa lo zucchero e via andare. Adesso io la faccio semplificata, però esistono altri sistemi per allocare le risorse. Quindi il primo ruolo del mercato finanziario è un ruolo informativo: informare i consumatori dove devono mettere i loro soldi, quale case comprare, quale aziende comprare. Il secondo ruolo del mercato finanziario è il timing del consumo o dell'investimento. Che cosa fate voi quando comprate casa e fate il mutuo? State consumando oggi una cosa che non vi potreste permettere perché la pagherete in futuro. Ma è oggi che vi dovete sposare, è oggi che dovete fare dei figli, domani quando vi separate i figli sono grandi, no? È oggi che dovete consumare. Quindi voi state separando la decisione del consumo dalla decisione del pagamento, cioè il pagamento viene rinviato al futuro però consumo oggi. Ma al di là della buttad, dell'acquisto della casa a scopo di convolare a giuste nozze, potrebbe essere quello di che cosa? Uno fa un prestito, come fanno in America, per conseguire un titolo di studio. Sta facendo un progetto di investimento. Io ho preso 30.000 euro dalla banca, perché so che mi costa la triennale 10.000 euro all'anno, però so, come risulta da questo articolo comparso nella stampa nei giorni scorsi, che un laureato alla triennale guadagna il 20-30% in più, non in tutte le lauree, in ingegneria, statistica e informatica. Informatica, ingegneria e statistica guadagna il 30% in più di un diplomato. Allora sono, mettiamo 350-400 euro in più al mese, moltiplicata per quanto? Moltiplicata da 25 anni a 67 anni. Quindi è facile fare il conto che ti conviene indebitarti di 30.000 euro per prendere la laurea in ingegneria informatica o informatica per il management. Ok? Non devi neanche fare i calcoli. Ok? Perché già in 10 anni sei arrivato a 350 euro al mese, in meno di 10 anni sei già arrivato a 30.000 euro. Poi gli altri 37 te li godi tu. Ok?
Quindi sostanzialmente i mercati finanziari permettono di fare corrispondere bisogni e consumo con pagamenti futuri. Allora, il terzo compito di un mercato finanziario o di un mercato regolamentato è quello della riduzione della variabilità del prezzo. E qui devo spiegarvi di come funziona il mondo della produzione agricola. Voi sapete che gli amici agricoltori sono gli imprenditori più tosti che esistono sulla faccia della terra. Non esiste nessun business rischioso e difficile come l'agricoltura. Quindi noi come imprenditori dobbiamo portare rispetto a chi fa agricoltura, perché combatte contro un nemico che è assolutamente impossibile da schienare. Qual è questo nemico? Le condizioni meteorologiche, il tempo, il clima, no? Il clima, la meteorologia è assolutamente imprevedibile. L'agricoltore non può niente contro di lui. Non esistono forme di assicurazione per cui un'assicurazione ti paga se il tuo raccolto di grano va bruciato al sole nel campo. Non esiste un'assicurazione che ti protegge dalle malattie degli animali, se sei un allevatore. Non esiste una assicurazione che ti protegge, o se ti protegge sono molto costose, la produzione di frutta se ti viene distrutta dalla grandine. Ci sono, ma... Quindi l'agricoltore è incompletamente in balia del clima. È il business più difficile del mondo, eh? Cioè, nella produzione industriale io metto determinata tanta acqua, tanta energia, tanto smalto, tanta argilla e viene fuori la piastrella. Due millesimi più, due millesimi meno, io so che a una determinata quantità di input segue una determinata quantità di output. Produzione industriale. Produco ciambelle, produco piastrelle, produco mattoni, produco tegole. In agricoltura no. Io non so se a priori quanta acqua devo investire, perché l'acqua l'agricoltore la paga. Non so se ci sono delle nuove malattie, dei funghi che possono colpire la mia produzione, no? Dei batteri particolari che colpiscono i miei animali. Non so se ci sarà la grandine. Quindi in agricoltura a una determinata quantità di input non corrisponde mai una determinata quantità di output. L'ingegnere gestionale che calcola la funzione di produzione in agricoltura, ciao, cambia mestiere, devo andare nell'industria. Allora, tipicamente che cosa fa l'agricoltore? Dico tipicamente perché è tipico di quasi tutti gli imprenditori, no? Tipicamente nel settore immobiliare. E queste sono delle lezioni di vita che ho imparato facendo giornalista economico, no? C'è un ritardo sulla percezione del ciclo economico. Quindi l'agente immobiliare ti dice c'è crisi. Quando l'agente immobiliare ti dice che c'è crisi, vuol dire che la crisi non c'è più. Quando l'agente immobiliare ti dice è il momento di investire, da comprare, i prezzi vanno su, ecco, quel momento uno deve vendere, non deve comprare, deve vendere. Perché lui ha una percezione ritardata. Cioè lui non è in grado di fare previsione. L'imprenditore medio, adesso non ce l'ho con l'agente immobiliare, cioè sì, ce l'ho con l'agente immobiliare, però l'imprenditore medio non è in grado di fare previsioni. Okay? Quindi come fa l'imprenditore medio a fare previsioni? In agricoltura, no, non perché ce l'ho con gli amici agricoltori, perché loro hanno un business stagionale. Cioè l'agente immobiliare ha un ciclo di circa 4-5 anni nel settore immobiliare, no? Quindi le cose vanno bene per 5 anni, poi vanno male per 5 anni, poi vanno bene per 5 anni. Quindi lui avrebbe 5 anni di tempo per adeguarsi, infatti si adegua con ritardo e continua come una scimmietta a ripetere vanno bene, vanno bene, vanno bene, vanno bene, quando è da 3 anni che è crollato tutto. Poi dopo capisce che ha detto, oh, va male, va male, va male, poi non capisce che cambia, che non ha la visione
L'agricoltore è messo ancora peggio dell'agente immobiliare, perché l'agricoltore ha la stagione, l'agricoltore ogni anno ha questa maledizione che ogni anno cambia le stagioni. E quindi poveretto, lui come fa a stimare il futuro? Qual è la stima più intuitiva che voi avete del futuro? Qual è? Cambia mestiere. La stima più intuitiva che avete del futuro è che il futuro sarà uguale al presente. Ok? Quindi, se quest'anno io ho avuto un eccesso di produzione di grano, e i prezzi sono scesi perché c'è stata troppa offerta di grano, l'anno dopo l'agricoltore cosa fa? Produce mais, produce pesche. Perché ha detto, ah, adesso ti frego io il mercato, l'anno scorso tutti hanno piantato grano, adesso io quest'anno mi faccio furbo e produco erba medica. Quindi che cosa succede al prezzo del grano? Che quest'anno il prezzo è crollato perché c'era troppa produzione. Siccome l'anno dopo tutti hanno prodotto erba medica, l'anno dopo il prezzo del grano è esploso. Perché in un anno c'era troppa offerta, l'anno dopo c'era troppa domanda. Questo si chiama Ezekiel Cobweb System. Cioè sostanzialmente il settore passa da situazioni di boom, boom, bust, boom, bust, boom, bust, dove bust significa scoppiato, crollo, boom e boom, boom, bust, boom, bust, boom, bust. Cioè succede la stessa cosa nel settore immobiliare, solo che nel settore immobiliare ci vogliono 4 anni, in agricoltura per colpa delle stagioni lo fanno di anno in anno. Ok? Quindi prezzo del grano ai minimi, prezzo del grano ai massimi, prezzo del grano ai minimi, prezzo del grano ai massimi, prezzo del grano ai minimi, prezzo del grano ai massimi. Che cosa fa il mercato delle commodities e il mercato finanziario? Delle commodity, perché anche le commodity hanno i futures, che sono dei contratti a termine. Quindi diciamo, per farvela semplice, che cosa fa il mercato finanziario all'agricoltore che produce grano? Voi sapete che il grano è immagazzinabile, fino a 12-14 mesi resiste nei silos. In America, anche in Italia, ma soprattutto in America, esiste un'industria che si chiama industria dello stoccaggio. Cioè sono persone che di mestiere stoccano il grano degli altri, cioè ti affitto un silos. Okay? Di che cosa fa questa industria assieme al mercato finanziario? Non è il momento questo di vederlo, lo vedremo successivamente, ve lo sto spiegando con la zappa e col badile. Questa industria si occupa di trasferire la parte di produzione che non serve quest'anno all'anno successivo. Prima cosa. Quindi attraverso l'industria dello stoccaggio dico quest'anno abbiamo prodotto 10, se ne serviva 5. Bene. Allora, quei 5 che abbiamo prodotto in più, io te li porto l'anno dopo. Vi ricordate, abbiamo detto che il mercato finanziario ha un ruolo informativo? Ma non è che lo faccio di nascosto, lo faccio attraverso dei prezzi pubblici. Secondo voi, se c'è troppo grano in circolazione, il grano costa poco, no? Perché ce n'è troppo. C'è convenienza a prenderlo e portare l'anno dopo? Sì. Perché io lo pago zero e lo porto l'anno dopo. Costa molto meno mettere del grano in un silos che arare il campo, seminare, innaffiare, dare diserbanti, concimare. Ok? Quindi l'industria dello stoccaggio, attraverso una cosa che si chiama contango e backward dash, che sono a differenza tra due prezzi, è pronti a termine, ma non importa, attraverso la convenienza a stoccare, comunica ai contadini che io sto portando all'anno successivo 5 di quei 10. Se io porto 5 e l'anno dopo c'è un bisogno stimato di 8, significa che io sto telefonando all'agricoltore e gli sto dicendo: bimbo,
5 vengono da quest'anno, ma di 3 io ho ancora bisogno che tu li produci. Quindi togli quell'erba medica e producimi grano, perché io ho bisogno di 8. Cioè, attraverso le informazioni che avvengono dal prezzo dello stoccaggio, da altre cose che non andiamo in dettaglio a vedere, voi vedete fidare, succede così, l'agricoltore sa che non è che può grano basta l'anno dopo, no, no, grano ne abbiamo bisogno di 3. Quindi se c'è stato il boom quest'anno, c'è stato, scusate, il bust quest'anno, cioè i prezzi sono crollati, l'anno dopo non c'è il boom. Cioè i prezzi vanno a rialzo perché nessuno produce grano. Ci siamo che il fatto che ci siano questi 5 che vengono portati da una stagione all'altra, e tutti lo sanno attraverso il ruolo informativo dei formati finanziari, è come se consumatori e produttori si mettessero d'accordo su quanto l'anno dopo c'è bisogno di produrre in base alle esigenze di consumo. Cioè il mercato finanziario diventa un luogo in cui produttori e consumatori si mettono d'accordo su quanto grano da quest'anno portare l'anno successivo e quanto produrre l'anno successivo. E quindi la variabilità non è più boom, bust, boom, bust, boom, bust, boom, bust. Viene attenuata la fluttuazione dei prezzi del grano su 2 stagioni. Capisco che è intuitivo, però fidatevi, funziona così. Poi lo approfondiremo quando faremo le lezioni sui derivati dei futures. Qual è la quarta funzione del mercato finanziario? La quarta funzione del mercato finanziario è la risk allocation, cioè l'allocazione del rischio. Allora, l'allocazione del rischio come argomentazione presuppone la distinzione degli operatori in 2 categorie: i produttori e gli speculatori. Qual è il mestiere dello speculatore, no? Quando voi sentite in televisione, soprattutto l'Italia che è un paese catto comunista, che o è catto o è comunista, ma comunque è nemico, diciamo, di solito della visione liberale del mercato, no? Qual è il mestiere dello speculatore? Esiste lo speculatore? Certo che esiste lo speculatore. Lo speculatore è una persona specializzata nell'assunzione del rischio. Esiste lo speculatore laddove esiste specializzazione nella gestione del rischio, cioè lo speculatore è quello che fa da controparte al produttore. Cioè io sono produttore, io sono agricoltore, ok? Mi dicono, siccome io ho prodotto troppo grano, che c'è uno sul mercato che me lo compra, si occupa di metterlo nel silos, sto banalizzando, e di portarlo all'anno successivo, perché prevede che l'anno successivo ci sarà meno grano e quindi il mio grano serve l'anno prossimo. Ma io faccio l'agricoltore, non ho silos, non ho voglia di fare delle previsioni, non è il mio mestiere prevedere. Quindi io produttore, piuttosto che il mio grano vederlo a zero, lo vendo a qualche soldo a uno che si occupa di caricarsi il fardello del rischio sulle sue spalle e portarlo all'anno successivo. Non è un mestiere facile. Cioè voi quando pensate allo speculatore pensate a Gordon Gekko? Sì, Gordon Gekko, ma è speculatore anche quello che fa l'industria dello stoccaggio, o quello che è il commerciante che compra il grano quando ce n'è troppo, togliendolo dal mercato e quindi facendo alzare i prezzi, e lo porta l'anno successivo, alla stagione successiva. Lui è uno speculatore. Lo speculatore con beni reali,
ma sta comprando grano perché ce n'è troppo, lo mette in frigo e lo porta l'anno successivo. È uno speculatore, no? Perché? Perché prevede che l'anno successivo ci sarà meno grano in circolazione e lui lo venderà a un prezzo superiore. Ok? Quindi lo speculatore dice, attacco della speculazione. E gente che prevede che esistono delle possibilità che questo paese, l'Italia, non sia in grado di onorare i suoi debiti. Sono speculatori? Sì, sì, stanno gestendo il rischio di avere in mano dei titoli della Repubblica Italiana che vendono, no? Perché vendono? Voglio dire, dovevamo fare un deficit alla 1,6, l'abbiamo fatto 2,4. Io sono creditore, cioè tu, cowboy, devi dare a me i soldini e tu li spendi e io che cosa faccio? Sono contento? Se voi, se uno vi deve dei soldi, se vi prestate a un vostro compagno di banco 100 euro, dice oh, non c'ho soldi, e poi lo vedete fuori con un cocktail in mano, dice scusa, ma non avevi i soldi, che ti serve una mamma malata e stai lì che t'affoghi con degli spritz, cioè, no? È la stessa cosa, allora lo speculatore cattivo che vende il BTP è uno che ha in mano dei BTP o che prevede che i BTP scendano. Quando vedremo nei derivati, no? Noi vedremo la formula operativa dell'operatività con scoperti, no? Quindi ci speculano contro il BTP, no? Uno che specula contro il BTP è uno che l'ha venduto senza averlo perché prevede che scende, ma che se si sbaglia e va su lo prende nei denti. Cioè non è uno che sta facendo un gioco, un esercizio che ci guadagna lui e basta e tu ci perdi. No, lui ci può rimettere. Quindi lui sta specializzandosi nella gestione del rischio e ti sta comunicando che c'è qualcosa che non va. No? Nessuno specula contro la Germania. Perché nessuno specula contro il Bund e speculano contro la Grecia e contro l'Italia? Non sto facendo un discorso politico, sto facendo che il ruolo dello speculatore è un mestiere come gli altri, è specializzato nella gestione del rischio, nella valutazione e nella previsione del futuro, e sta facendo un mestiere importantissimo in un'economia liberale di mercato, che è quello di prevedere. Ma non è che prevede come, non sono previsioni come le previsioni del tempo, no? Io prevedo il tempo, prevedo che piove, poi c'è sole, mi sono sbagliato, prevedo che no, c'è sole, piove, vi siete bagnati, cuccioli. No? Queste sono le previsioni del tempo, no? Chi fa speculazione lo fa col suo sangue, cioè lo fa con i suoi soldi assumendosi un rischio, cioè non è un gioco a somma zero per cui perdete, no? Cioè, no? Allora, a livello teorico, se all'interno della società, se all'interno degli operatori c'è qualcuno che di mestiere professionalmente si occupa di togliervi il rischio, perché se tu sei agricoltore, sei murato di grano, il prezzo del tuo grano è a zero e arrivo io ti dico 3 euro per un grano che vale zero per convincerti a vendermelo, io sono benemerito, come dice Einaudi, della cosa pubblica, perché io ti sto togliendo il rischio d'addosso, io ti sto togliendo il rischio d'addosso. Durante la crisi immobiliare, quando il mercato delle transazioni immobiliari si era completamente bloccato, esisteva una figura, che è uno speculatore, di gente col pelo così, che giravano e andavano a prendere chi? Quelli che dovevano vendere. Perché dovevano vendere? Perché dovevano curarsi da una malattia, perché si erano separati, perché avevano chiuso l'azienda e dovevano pagare i fornitori, per qualsiasi ragione, no? Quindi, se tu avevi un immobile da vendere in quella stagione lì, trovavi solo dei affaristi, chiamiamoli speculatori. Erano cattivi? Erano dei vigliacchi? No. Loro, in cambio di una remunerazione, ti toglievano dai problemi, ma ti compravano del rischio, perché c'è stato un periodo che veramente sembrava che questo paese
finisse al Campo Santo. E tu avevi i soldi in tasca e te li andavi a spendere in Germania. Te li mettevi in una valigia e andavi in Germania. La loro casina, la tua casina se la ciucciavano loro e stava qua a Brisighella, se la portava, la davano in eredità ai loro figli. Cioè, affaristi? Sì. Gente col pelo sullo stomaco? Sì. Erano degli speculatori. Facevano i loro interessi, ma davano anche liquidità al mercato. Poi gli è andata bene, perché gli è andata bene, ma poteva anche andargli male. E se gli andava male, erano gli speculatori che gli è andata male. Ci sono anche quelli speculatori che gli va male. Quindi, quando si, vedete sulla stampa, no? Attacco della speculazione. Speculazione non attacca niente. Poi ci sono dei reati penali che si chiamano manipolazione dei prezzi di mercato, ma che non è la speculazione, è un mestiere come gli altri. Infatti Gregory Millman, nel suo bellissimo libro che si chiama Finanza Barbara, dice che solo a Chicago, che dove c'è la più grande borsa del mondo, lo speculatore, cioè il trader di borsa, è una professione simile a quella dell'avvocato, piuttosto che del medico, piuttosto che dell'assicuratore, no? Cioè è una professione rispettabile. In Europa attacco della speculazione. Sei tu che hai dei problemi, è che loro fanno, loro prendono rischio fuori dal mercato, ok? Quindi se io ho all'interno della società una persona che di mestiere toglie rischio agli altri, è stato dimostrato che diminuisce il prezzo del rischio nella società intera. Cioè se io so che se c'è una crisi e che ci sono tra virgolette immobiliare, ci sono questi affaristi che girano e che mi comprano alla metà, se io ne ho bisogno è meglio che mi diano la metà piuttosto che zero. Ci siamo? È chiaro che diminuisce il prezzo di rischio, diminuisce la quantità di rischio che c'è nell'economia e quindi aumenta il benessere della società. Sono concetti difficili, li ho spiegati ovviamente in maniera molto, definiamolo così, superficiale, ma spero che li abbiate capiti. Ci sono domande? Bene, che cosa permette il mercato finanziario? Il mercato finanziario permette un'altra grande cosa, permette la separazione della proprietà dal management. La separazione tra proprietà e gestione deriva da una semplice considerazione, che essere manager è un mestiere. È un mestiere difficile. Non tutti i proprietari hanno le doti del manager. In realtà essere proprietario, essere padrone, essere socio di maggioranza di un'azienda è un mestiere. Dopo vi farò sorridere. Purtroppo quando avvengono casi di eredità cosiddetta generazionale, no? Cioè il vecchio che ha fondato l'azienda la cede al figlio e il figlio non si sente gestire l'azienda, arrivano i manager, si chiama il manager, il cosiddetto gestore terzo, no? Però nessun padre spiega al figlio che anche fare il socio di maggioranza e il padrone dell'azienda è un mestiere. Sono due mestieri diversi. Non c'è niente di male se il figlio del padrone, lo sto dicendo in termini molto volgari, ma è così, il figlio del padrone non sa fare il manager, è un problema se non sa fare il padrone, perché sono due ruoli diversi. Però anche in questo caso la specializzazione in uno dei due ruoli porta a una riduzione dei rischi, perché è molto più difficile trovare un padrone che sa fare il manager piuttosto che un padrone che sa fare il padrone, perché se il padrone non sa fare il padrone poi smette di essere padrone, no? Quindi c'è un ricambio. Però c'è il caso che un padrone sappia fare il padrone,
e possa trovare un manager che lo sa gestire. Quindi la specializzazione porta sempre a una diminuzione dei costi. Ci siamo? C'è una regola generale. Allora, io ho messo questa foto, ovviamente penso che Gianluca Bacchi sia l'uomo più invidiato da tutti gli altri uomini, adesso non so le donne perché non me ne occupo, ma Gianluca Bacchi sia un caso di invidia sociale assolutamente diffuso, che io ovviamente mi sento di spezzare una lancia a favore di questo signore che ha fatto, al di là diciamo, dell'aspetto esteriore, delle sue diciamo, iniziative di livello, così, a livello comunicativo, che io poi non seguo, mi ha molto impressionato quando c'è stato, credo 2 anni fa, 3 anni fa, la stampa si è accanita contro di lui, e deridendolo, e questo vi dà l'idea poi di come il capitalismo in Italia sia mal compreso anche dai grandi media. Questo penso che sia un'intervista a Gianluca Bacchi di Nicola Porro, che è un giornalista che scrive con me sul giornale.it, che è un grande giornalista, ma diciamo è stata una delle poche occasioni in cui il Vacchi si è potuto esprimere liberamente. Che cosa ha detto il Vacchi? Ha detto: io faccio l'azionista, la mia è una scelta non personalistica ma basata sull'etica aziendale, che deve venire prima dell'interesse familiare. E aggiunge: io ho una visione più strategica, non sono capace di stare seduto sulla scrivania, ci vuole una costanza, un approccio gestionale che non ho. Va già detto tutto di quello che è il mestiere di socio: la visione strategica. Il socio, soprattutto quello di maggioranza, è quello che sa dove l'azienda deve andare e ci mette i suoi soldi e vuole che il piano sia eseguito dal manager e lo controlla, e se non esegue il suo piano lo manda a casa. Cioè, la strategia è del il mestiere del padrone è quello di dire: si deve andare là. Come? Ci pensi tu, ma si deve andare là. Il vero padrone fa questo, il vero socio, soprattutto di maggioranza, termine dialettale, il padrone, il padrone, no? Padrone cattivo. Il socio di maggioranza, la maggioranza di un'azienda, la proprietà, che è un termine tecnico, indica la via, si va là. Come? Si discute. Chi lo fa? Tu. Chi ti controlla? Io. Se non lo fai, a casa. Io faccio l'azionista, ha detto. La stampa gli contestava il fatto di fare il beau vivant, le ragazze, la villa, la piscina, uscivano questi servizi deliranti. E lui gli ha risposto: io faccio l'azionista. Poi forse diciamo, i giornalisti erano più attirati al fatto che era tatuato, aveva delle belle fidanzate, e non si rendono conto che stava dicendo una cosa che in Italia è scomoda. Io faccio l'azionista, io faccio il padrone. Io ho una visione strategica, non sono il ragioniere che sta attaccato alla scrivania, alla cadrega, come dicono i milanesi, sta là a fare i conti, a verificare la contabilità dell'azienda o eseguire il piano. Invece di andare in ufficio a scaldare una sedia e prendere soldi in più, ho detto: no, l'interesse dell'azienda mi impone un passo indietro, e questa non è mancanza di capacità, è un atto di responsabilità e intelligenza spettacolare. Le aziende di famiglia non sono solo un bene di famiglia, ma di tutta la collettività che contribuisce alla sua ricchezza. Ed essere membro della famiglia non significa avere una predisposizione genealogica, come invece molti figli pensano. Non si deve andare a gestire l'azienda di famiglia per forza. I figli devono lavorare nell'azienda del padre se, come mio cugino, e gli sta facendo un assist, hanno le competenze per farlo. Cioè, io ho la visione strategica. Le altre sono competenze diverse, che non sono né più né meno, sono diverse. Abbiamo due specializzazioni diverse.
la specializzazione della proprietà e la specializzazione del manager. Lavorare può voler dire, questa è un'altra intervista, lavorare può voler dire andare in ufficio, ma lavorare è anche sostenere il rischio, cioè io ho messo i soldi nell'azienda. Elaborare strategie e avere l'intelligenza di delegare, capacità tanto importante quanto quella di saper gestire. Il mio mestiere è quello di fare l'azionista, l'ha detto, il mio mestiere è quello di fare l'azionista. È un mestiere difficile, devi conoscere il management, devi controllarlo, devi saper delegare, controllare un'azienda come Lima, cioè è un film, è un mestiere full time, eh? Sostenere il rischio, lo vedete nel retto in fondo, è però, ti assicuro, il lavoro più difficile, insieme alla scelta che attiene al tema centrale della delega, ovvero la scelta di chi delegare per una corretta ed efficace gestione aziendale. Cioè quando lui dice ci pensa mio cugino, non dice ci pensa mio cugino perché è mio cugino, lui sta dicendo ci pensa mio cugino perché mio cugino lo sa fare, sono le sue competenze, io non ho quelle competenze, cosa vado a fare? Questo è, ovviamente in Italia non ha capito nessuno, no? Mi ricordo le Iene che lo inseguivano col microfono dicendo beh allora lei non fa niente, faccia l'azionista. E la Iena non capiva, cioè come l'azionista? No, non fa niente, no, faccia l'azionista. Fondiaria SAI, questo è un articolo del Sole 24 Ore, è un esempio di commistione insana tra proprietà e management, ovvero quando i soci non dovevano fare i manager della loro società. Passaggi di asset immobiliari, stipendi milionari alla famiglia, pubblicità e consulenze persino ad aziende proprietarie di cavalli. C'è di tutto negli ultimi 5 anni di partite correlate e intrecci tra la società della famiglia Ligresti e il gruppo Fondiaria SAI. Affari a senso unico, poco attinenti al business assicurativo, ma va da sé che ciascuno di essi sia andato felicemente in porto, munito di tutti i requisiti di legge, compresi pareri legali e perizie indipendenti. Solo nel 2010 l'ingegnere Ligresti, in veste di consulente delle sue società quotate, ha incassato 5,2 milioni lordi, oltre a 300.000 euro a 2 società di famiglia per consulenze, un assegno che sale a 21,5 milioni lordi se si guarda negli ultimi 3 esercizi. Il contratto di consulenza di Ligresti padre è stato risolto il primo trimestre del 2011, ma non finisce qui. Alla Gili Communication SRL di Giulia, il Fonsai ha riconosciuto lo scorso anno 2,1 milioni per una campagna pubblicitaria, servizi di marketing e acquisto omaggistica, bellissimo come stile, acquisto omaggistica, oltre a 1,5 milioni per il riaddebito dei costi d'acquisto degli spazi media, senza contare che il gruppo assicurativo ha pagato anche il mantenimento di Toulon, il cavallo di Lionella di Gresti, giustamente, c'è cioè, il cavallo che io pago, paga lei, paga la società, 1,4 milioni versati nel 2010 all'AITA SRL, la società della famiglia proprietaria del cavallo come sponsorizzazione. In questo caso voi avevate la famiglia che faceva, che si occupava del management, in una commissione che era insana, infatti sono finiti in tribunale con le note vicende giudiziarie, a danno di chi? Degli altri soci. Cioè alcuni soci, sulle spalle degli altri soci, compivano atti che non dovevano compiere. Perché? Perché erano anche amministratori. Quindi se tu non sai fare, se tu come Gianluca Vacchi non ti senti di fare l'amministratore, mentre senti di avere una vocazione per le ragazze, occupati delle ragazze, non ti occupare dell'azienda. Perché, come dice lui, è un bene collettivo, non è un bene della famiglia, è un bene di chi? Di tutti i fornitori a cui l'azienda dà da lavorare, di tutti i dipendenti che ci campano le famiglie, di tutti i clienti, magari trovano insostituibili i prodotti che produce la IMA e non vorrebbero mai cambiare fornitore, dello Stato che è contento perché l'IMA paga un botto di tasse, cioè vedete quante persone sono coinvolte nell'IMA? Allora, per il bene dell'azienda, Vacchi si occupa di ragazze, no? Con nostra somma invidia, però è molto tatuato, si occupa di questa cosa. Purtroppo in Italia non l'ha capito nessuno, nessuno l'ha capito. E torniamo a quello che abbiamo detto in testa a questa lezione. Obiettivo della finanza è massimizzare il valore. Prima avevo detto massimizzare il valore dell'azienda, ma può essere dell'investimento, della ricchezza in genere.
Cosa deve saper fare un imprenditore? Un imprenditore deve saper calcolare il cash flow di un'azienda. Non l'utile, l'utile non serve a niente. Il cash flow, lo vedremo, sarà la vostra croce, la vostra delizia, sono i soldi che entrano nell'azienda. È il flusso di cassa. In italiano si dice flusso di cassa. Un imprenditore deve saper calcolare il cash flow. Se voi andate a un imprenditore e gli chiedete qual è il tuo cash flow e lui non vi sa rispondere, non è un imprenditore. È uno che sta giocando. Perché se non sapete il cash flow non potete massimizzare il valore dell'azienda. Poi c'è questa seconda parte che è importantissima. Un imprenditore deve avere un sistema di vendita. Il mestiere dell'imprenditore, soprattutto del piccolo imprenditore, non è quello di produrre come pensate voi. Il problema del piccolo imprenditore, del micro imprenditore, è quello di acquisire clientela. Voi potete avere l'app più bella del mondo, potete avere il software più bello dell'idea, ma se non avete qualcuno che ve la compra, andate a casa. Ricordatevi che tutte le tecniche, le modalità operative che servono per prendere la merce dallo scaffale e piazzarla nelle mani del cliente in cambio di soldi si chiamano marketing. Dallo scaffale alle mani del cliente, prendersi, si chiamano marketing. Il marketing di una microimpresa non si delega. Si può delegare alla produzione. Il marketing non si delega, il marketing siete voi. Io anni fa ho avuto dei casi in cui ho delegato il marketing online a delle note aziende. Disastro totale, lo sapevo già, me l'avevano già detto che marketing, sei imprenditore, fai tu, dai mano un'azienda terza, non, perché non capisce la filosofia, non capisce la storia, non ha la percezione del mercato, non ha la percezione del cliente, non si impegna più di tanto perché tanto c'è un cliente piccolo e un cliente grande. Disastro, disastro. La produzione si delega, il marketing no. Cioè, se volete una carrozzeria pagate 2.500 euro un dipendente, un bravo meccanico, vi aggiusta le macchine. Ma la magia di portare i clienti dentro la vostra officina e tirargli fuori i soldi al portafoglio lo dovete fare voi. Il vostro meccanico non la fa. Sono due competenze separate. E portare i clienti dentro l'officina lo dovete imparare a fare voi. Perché il vostro meccanico, quello che pagate 2.500 euro per aggiustare le macchine, se viene da voi a lavorare per 2.500 vuol dire che non sa portare i clienti dentro l'officina, ok? Quindi il marketing, soprattutto quello operativo, serve per prendere l'app che avete creato di notte, metterla nelle mani di un consumatore sfilandogli il denaro dal portafoglio. Quindi l'imprenditore deve saper fare due cose: deve sapere leggere il cash flow e avere un sistema di marketing, un sistema di vendita, cioè acquisire clienti, sapere acquisire clienti. Produrre, si può delegare, perché se tu sai produrre puoi controllare uno che produce, ma se uno sa produrre e poi gli insegna anche a vendere, il giorno dopo c'hai l'altro, il meccanico che davanti a tua carrozzeria ne ha fatto un'altra e fa esattamente quello che fai tu. Quindi il segreto non è nella produzione, sta nel mettere assieme i pezzi con una priorità al fare acquisire il cliente. Questo per dirvi che cosa? Per dirvi che nella microimpresa è fondamentale conoscere il cash flow, no? Io l'unica cosa che guardo nelle mie aziende è il cash flow. Io alla fine del mese voglio sapere quanto ho incassato. Poi a mente so quello che devo togliere, quello è il mio cash flow. Ed è quello che mi fa dormire sereno, perché è tutto sotto controllo. Quando evidentemente il cash flow cala, inizio ad avere una certa orticaria, no? Inizio già a dormire male, sento pesantezza, no?
Quindi sostanzialmente il cash flow, quello che andremo a vedere, è lo strumento salvifico per riuscire a gestire un'azienda in maniera ottimale. Che cos'è la finanza aziendale? La finanza aziendale è il cuore delle decisioni di un'impresa. Perché? Perché abbiamo detto che la finanza aziendale serve a decidere. La finanza aziendale è improntata all'azione. Se io faccio finanza aziendale ho una decisione da prendere. Compro o non compro? Investo o non investo? Vado avanti o torno indietro? Tiro sulla saracina e scade la bottega o la chiudo per sempre? Quindi la finanza aziendale guarda al futuro, ha una visione prospettica. Voi pensate al business plan, almeno 5 anni dovete inserirli, dovete calcolare il cash flow di ciascuno di questi 5 anni. La contabilità, la ragioneria ha una visione storica dei fatti. La contabilità, la ragioneria ha il difficile compito di rappresentare una realtà complessa che è in sé per sé irrappresentabile. La finanza aziendale è operativa, perché è importata l'azione, e si basa allo studio della contabilità, sullo studio della contabilità di bilancio, ovvero viene dopo la contabilità e cerca di dare un senso alla contabilità in maniera prospettica. Quindi non c'è una separazione, non c'è un baratro tra contabilità e finanza aziendale, c'è una sequenza logica e temporale: prima la contabilità, poi la finanza aziendale. Struttura dell'azienda. Voi sapete che le aziende possono essere di capitali, quindi SPA, SRL tipicamente, poi ci sono anche delle forme come la SAS, che c'è un socio di capitale e un socio non di capitale. Comunque vabbè, diciamo che ci sono le società di capitali, che sono le SPA e le SRL, e tutte le altre sono imprese individuali, imprese non di capitali. La grande differenza tra le une e le altre è che le SPA e le SRL hanno autonomia giuridica, hanno personalità giuridica, cioè sono come delle persone. Le società di persone invece sono società di persone. Quindi sostanzialmente, se la SRL ha una personalità giuridica, significa che la SRL risponde di tutte le obbligazioni nella sua personalità giuridica contratte. Nelle società di persone sono i singoli soci. Quindi se voi quando uscite di qua vi fate la vostra bella SNC e poi fate un macarone, io come cliente posso scegliere quale dei tre soci fare causa e chiedergli il tutto. Ok? Quindi regola numero uno per chi vuole fare amico impresa: mai fare società di persone, mai. Regola numero uno, ma società di persone non esistono, ho fatto una croce sugli slide, no? Tomasini ha detto che le società di persone non esistono, no? Perché ovviamente vi espongono a delle richieste di risarcimento in solido con gli altri soci. Durante il corso non ci occuperemo degli aspetti fiscali. Perché? Perché l'imposizione fiscale è variabile, in questo paese è una moda, cambia ogni anno. Differisce da paese a paese, quindi il libro è stato americano ma è stato adottato all'Italia e diciamo non è aggiornato, e dipende dalla forma giuridica. Adesso ci sono queste imprese individuali per i giovani, quindi voglio dire, uno dovrebbe andare a studiarsi la materia e non è il caso. Dobbiamo chiederci per chi lavora l'azienda e il suo manager. Come vi ho detto prima, quando Gianluca Vacchi dice io ho una responsabilità nei confronti dell'azienda e di tutti quelli che circolano e girano intorno all'azienda, sta dicendo una grande verità, nel senso che un'azienda, in inglese si dice gli stakeholder,
e gli stockholder, cioè stakeholder sono quelli che sono i clienti, i fornitori e i dipendenti, e gli stockholder sono gli azionisti. Vedremo nel capitolo della corporate governance che spesso i manager lavorano per se stessi e non lavorano per il benessere dell'azienda. E soprattutto ricordatevi che il capitale che le aziende utilizzano non è fornito solo dagli azionisti quando fondano l'azienda o quando c'è un aumento di capitale, ma anche dai fornitori e del concetto di capitale circolante netto, no? Che cosa significa capitale circolante netto? Capitale circolante netto brutalmente sono crediti meno debiti. Quindi se io incasso subito i soldi dei clienti e pago in ritardo i fornitori, che cosa succede? Che io mi ritrovo in mano dei soldi. E questi soldi da chi vi sono stati forniti? Dagli azionisti? No, dai poveri fornitori, i quali incassano a 3 mesi per dei prodotti che loro hanno prodotto e che voi vendete con incasso a 30 giorni. Quindi voi avete in mano i soldi per 3 mesi, o per, nella fattispecie di 2 mesi, dei vostri fornitori. Quindi il capitale non necessariamente è fornito dai soci, può essere anche fornito dai fornitori. Ci siamo, che cos'è il capitale circolante netto? Tutti? A che appartiene l'impresa? Paese che vai, capitalismo che trovi. Ovviamente qua non è rappresentata l'Italia, perché se fosse l'Italia vi direbbero che l'impresa appartiene alla famiglia. Famiglia. O i manager. Ovviamente, vedete, la risposta dipende. In Giappone a chi appartiene l'azienda, vedete che la barra blu è 97 e tutti i portatori di interesse. Ce ne clienti, fornitori, cioè tutti. L'azienda appartiene a tutti quelli che ci lavorano dentro. Poi arrivate in Germania, sempre paese protestante, 83, buono. La Francia 78, l'Inghilterra e l'America, paesi del capitalismo a volte selvaggio, che appartiene all'azienda, agli azionisti. Ovviamente non c'è l'Italia, ma forse meglio così, perché... Quindi paese che vai, capitalismo che trovi. Quindi quando Vacchi ha parlato, ha fatto un'asserzione che magari in Germania e in Giappone è ovvia e in Italia non lo è. Che cosa è più importante? Pagare i dividendi ai soci, cioè pagare i soci, o salvaguardare l'occupazione? Anche in questo caso, paese che vai, capitalismo che trovi. In Giappone l'importante è tutelare l'occupazione, tutelare i dipendenti. Negli Stati Uniti pagare dei dividendi agli azionisti, no? Quindi la differenza tra modello asiatico, europeo e anglosassone. Stiamo quasi per finire. Qual è il ruolo del manager finanziario? Ovviamente questa è una figura che voi nelle microimprese ricoprirete, perché chi nella microimpresa è il manager finanziario? Lo stesso che fa la segretaria, che di notte produce, che è anche direttore amministrativo, che fa il giro posta, il giro banca, che fa la segretaria, che risponde a te, cioè l'imprenditore, no? L'imprenditore è tipicamente il factotum, il piccolo imprenditore è quello che fa tutto nell'azienda. Quindi fa anche, assolve anche il ruolo del manager finanziario. Allora, il manager finanziario è quello che ovviamente reperisce soldi sui mercati finanziari, che tipicamente alle microimprese sono la famiglia o la banca, li investe in attività reali dell'impresa, quindi in software, uffici, macchine, immobili. Questi immobili ritornano soldi al manager finanziario, con i quali egli paga la banca o la nonna, no, la nonna di solito che fornisce i soldi, tutti se ne dimenticano, povera nonna, comunque paga i soldi alla banca o eventualmente decide di trattenerli all'interno dell'azienda per ulteriori successivi investimenti. Quindi è bello, se un giorno opererete una microimpresa, pensare, e credo che sia anche molto pulito in termini intellettuali, pensare che voi assumete anche la funzione di manager finanziario.
cosa che di solito l'imprenditore non fa. Se voi chiedete, non so, quei piccoli imprenditori dicono: ah, sì, al massimo il segretario va in posta, io devo parlare con le banche, devo parlare con i clienti, fare le fatture, no? E poi in realtà non si rende conto che non dovrebbe dire parlare con le banche, dovrebbe dire assolvere il ruolo di manager finanziario, perché magicamente, se lui, molte volte voi sapete che nomina sul principio rerum, no? Quindi voglio dire, se voi vi sentite manager finanziario, magari nell'anticamera del vostro cervello pensate: ma perché devo andare in banca? Perché non trovo un business angel? Perché non trovo un venture capitalist? Perché non cerco di vendere una quota della mia SRL a un fondo che si occupa di innovazione? Perché io non... Cioè, sentirsi manager finanziario delle volte ti aiuta a capire che non necessariamente c'è solo la banca o la nonna che può finanziare una piccola impresa. Quindi io vi consiglio di se un giorno avrete una microimpresa, dire: sì, io sono anche manager finanziario della mia azienda, oltre che direttore amministrativo, anche direttore commerciale, sì, sì. Però insomma, manager finanziario è una funzione che dovete assolvere. Ovviamente direttore finanziario, manager finanziario si chiama Chief Financial Officer, e soprattutto se siete nella bassa bolognese, se lo mettete sul bigliettino da visita quando andate in discoteca, fa molto effetto, lo consiglio. Chief Financial Officer, non dite che fate l'idraulico col papà, dite: sono Chief Financial Officer della idraulica Stoppazzoni di Bentivoglio, hai capito? Questo è un film che vi consiglio nel corso come vedete, delle lezioni. Faccio anche ogni tanto delle rassegne cinematografiche, perché ci sono, soprattutto negli ultimi anni, sono venuti fuori dei bei film sulla finanza, e questo è La Banda dei Cattivi, ovvero come il management ha spolpato una grande azienda. È il film della Enron, lo trovate penso su YouTube senza grosso sforzo, comunque in streaming, sui siti che voi sicuramente conoscerete meglio di me.